qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice Fambatterie Meddola. Fambatterie, azienda leader nel settore da 45 anni, soddisfa tutte le esigenze di energia. Alla FAM puoi trovare batterie per auto, moto, veicoli speciali per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato, incluso il servizio di installazione. All'avanguardia anche per batterie a litio. Se vuoi andare sul sicuro, scegli Fambatterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Consulta il sito Fambatterie per ogni tua esigenza. Ben arrivati amici del Pallino Blu da Stefania Ceccarelli, siamo al Palazzetto dello Sport di Cervia, siamo giunti quasi al termine di questo lungo mese di avvenimenti. Quest'oggi vi forniamo le fasi finali del primo Memorial Roberto Aluigi. Un weekend di fuoco qui al Palazzetto dello Sport di Cervia che si è concluso con un mattatore assoluto. Iuri Minocchi si è preso il lusso di vincere ben due tricolori, ma partiamo da quello più importante, quello dei Mas di Gorizia, una cavalcata straordinaria con 35 set giocati, imbattuto, ne ha vinti 31, ne ha persi 4, imbattuto nel complesso della regular season, ma ha fatto il record dei punti 37, surclassando tutti gli avversari, e poi nelle semifinali il suo capolavoro 2-7-0 a Denis Morini e 3-7-0 a Stefano Camprincoli, un mattatore, una chiusura col botto, l'ultimo tiro 102 punti, uno spettacolo puro di biliardo goriziana con una tattica, una capacità realizzativa straordinaria che ha entusiasmato un po' tutti quanti. E questo è stato il Master di Gorizia, che ha avuto anche altri protagonisti come Pier Giorgio Alessandrini, che qui si era laureato campione d'Italia alcuni anni fa, che in semifinale non è riuscito a tenere testa al più giovane Stefano Camprincoli, che si deve contentare per la seconda volta, sempre qui a Cervia, del Piazza d'Onore in un titolo così importante. Abbiamo avuto anche ospite l'assessore allo sport che ha consegnato il premio al neocampione, e una nota simpatica che ha messo in mostra un nuovo hotel, l'Hotel Enrica, con lo chef Mirko Valente, che si è permesso di consegnare al vincitore un soggiorno per una settimana nel suo hotel per questa estate. Questo era il Master di Gorizia. Minocchi nell'intervallo si è preso il lusso anche di vincere una competizione a squadre, quella a squadre miste, assieme ai compagni Rosalba Campanelli, Nicola Garoio, Mauro Masotti e Minocchi, che ha chiuso l'ultima frazione. Questa era una compagine mista tra Forlivesi e la Rosalba Campanelli, che è di Alessandria. Ha avuto la meglio su una squadra completamente alessandrina, composta da Barbara Bucchi, Simone Barolo, Antonio Baldaro e Alessandro Villavecchia. Nel weekend c'è stato anche altro campionato italiano lui e lei, con vittoria di Francesco Gobetti e Serena Vigna di Alessandria davanti a Massimiliano Vassura e Laura Panfoli di Ravenna. Campionato italiano femminile, affermazione di Serena Vigna di Alessandria davanti a Nicoletta Facchini di Bologna. Campionato romagnolo di seconda categoria, vittoria di Adriano Baruzzi del Bibizzò Caffè Villanova davanti a Sauro della Chiesa del Santa Margherita Bellaria. Ed ora, prima di inoltrarci nel primo Memorial Roberto Aluigi, un riassunto di quello che è successo in questi due giorni grazie ad Alessandro Cavazza e Stefania Ceccarelli, che hanno raccolto dai protagonisti questo servizio che vi proponiamo.
Domenica 29 maggio il biliardo ritorna al Palazzetto dello Sport di Cervia. La pool finale del campionato Master Goriziana ha visto sfidarsi i quali finalisti Stefano Camprincoli e Yuri Minocchieri, che ancora una volta si è imposto guadagnandosi l'ennesimo scudetto tricolore. Un weekend stupendo, i giocatori si sono impegnati, il pubblico ha apprezzato le giocate. Come al solito abbiamo il Minocchieri che spadroneggia in tutti i campi, gioca in un biliardo poi nell'altro, non si riesce a farlo perdere, quindi per Forlì è un grande onore avere un campione di questo genere, conosciuto da tutti, 44 titoli italiani, una cosa impressionante, record tutte le volte che fa una partita, comunque l'importante era dare spettacolo, lui l'ha dato. Contro gli extraterrestri non si può giocare, quindi... Una volta che non c'è più lui, chissà che non ci sia un po' più di spazio per gli altri. No, comunque merito al vincitore, niente da dire. Io ho giocato un po' sottotono e forse non sono ancora pronto per questa finale. Chissà, con gli anni magari cambierà qualcosa, dai. Oggi il campione sono io, lo ringrazio per l'extraterrestre. E gli voglio dire che lui è già pronto per questa cosa qui, è solo questione di quel pizzico di fortuna, non c'è bisogno di aspettare niente, anche se ci sono io, vai tranquillo. Gli scudetti guadagnati da Minocchieri sono stati due in realtà, essendo divenuto campione a squadra mista assieme alla neocampionessa Rosalva Campanelli, che ha affidato ai nostri microfoni le proprie impressioni a caldo. Una parola sola? Emozionante. Poi la squadra era perfetta, siamo trovati tutti benissimo, è andata benissimo, e non ce l'aspettavamo, però è andata stupendamente bene, abbiamo giocato bene e ce lo siamo presi, insomma. La rosa dei Master si è anche arricchita di tre nuovi campioni, che sono Alessandro Logli, Massimo Esposto e un entusiasta Maurizio Cecchini, molto poco scaramanticamente presentatosi a Cervia con una fiammante maglia da Master con tanto di nominativo. L'incontro cervese ha infine visto anche la presenza del vicepresidente FIBIS Pavio Migliozzi e dell'assessore Sport e Eventi del Comune di Cervia, che hanno portato il loro saluto. Sicuramente intanto devo fare i complimenti come sempre agli organizzatori perché la location è splendida. E ovviamente in queste giornate abbiamo anche la possibilità di ammirare i migliori interpreti della specialità e quindi tutto non può essere che eccezionale. Beh, noi siamo veramente tanto felici di poter riconfermare quest'anno un evento che è così importante per noi, fa parte della nostra tradizione, apre la nostra stagione, quindi all'insegna dello sport, nel nostro impianto diciamo più importante di Cervia. Per noi è una grande tradizione ospitare il mese del biliardo, ospitare degli eventi così importanti all'interno di questo mese, proprio perché Cervia diventa espressione anche attraverso il biliardo di quello che è lo sport e comunque uno sport vissuto a 360 gradi. Dopo due anni di pausa, Cervia e il suo palasport si confermano uno dei templi del biliardo italiano. Ma l'avvenimento che ha sicuramente toccato sabato, un momento molto emozionante, è stato la celebrazione del Memorial Damiano De Lorenzi, da tutti conosciuti come Tommaso, a cui voglio dedicare anche personalmente un ricordo, perché con lui ho avuto l'occasione di giocare qualche partita a biliardo quando ancora avevo questa pratica. Abbiamo avuto delle belle esperienze. Prima di lasciare la vita, per aver scomparso 71 anni, l'11 agosto 2017, aveva vinto l'anno prima un titolo regionale di terza categoria col Bar Pinarella. La sua morte ha lasciato sicuramente un grande ricordo, ma tanta tristezza. E c'è una storia dietro questo. Nel suo bagno, il bagno Martini, da 50 anni c'aveva un cliente che quotidianamente gli, diciamo, confidava quello che faceva sul biliardo. Questo cliente è diventato il campione romagnolo di terza categoria. Andrea Venturi, un bolognese che viene d'estate qua a Cervia, ormai di stazza, col Bar Pinarella, si è iscritto al campionato di terza categoria e ha partecipato a questa gara. Quando ha giocato l'ultima partita aveva di fronte a sé la moglie di Damiano De Lorenzi, Libera Calbi, e
poi ha confidato Andrea Venturi, quando l'ho vista ha detto: devo fare ancora quello sforzo in più che mi sta chiedendo Tommaso, quello di portare in fondo questa vittoria, ed è riuscito a vincere un campionato straordinario. E come dedica poi ha abbracciato Libera ed è andato al bagno Martini a consegnare la coppa, diciamo con qualche commozione che ha coinvolto un po' tutti. Era presente anche il vice sindaco Gabriele Muzzi, che ha consegnato la coppa al vincitore. Un saluto a Damiano Lorenzi, Tommaso De Lorenzi, che era un grande appassionato di biliardo, ma nella vita ha fatto la storia per quanto riguarda il bagnino di Cervia. Era un bagnino che ha avuto 50 anni di attività e ha lasciato il segno soprattutto con i clienti. Questo cliente sarà sicuramente premiato, oltre che da questa vittoria, anche da un premio fedeltà che il Comune mette a disposizione per coloro che rimangono per tanto tempo legati alla nostra cittadina rivierasca. Il campione italiano di prima categoria neopromosso Master Alex Galli del BT Busecchio Forlì affronta nella semifinale del primo Memorial Roberto Luigi Gianluca Sandoni. Questo ultimo tiro ha prodotto altri 4 punti per il giocatore cattolichino in forza al BT Busecchio Forlì, che conduce 89-64. È la semifinale che darà il primo verdetto di qualifica per l'accesso alla finalissima del torneo dedicato a Roberto a Luigi. Il bolognese Gianluca Sandoni ora ha fatto un tiro di calcio per cercare il recupero. È sotto 64-89, ma qui sul campo ha già 3 punti di accosto e la possibilità di giocarsi l'ultima per il realizzo. Grande esecuzione di Gianluca Sandoni, che fa il birro rosso, 16 punti, e ora ha l'opportunità di essere anche lui in zona traguardo, perché ora sul 83-89 ha anche il pallino da bocciare. E Sandoni, come vedete, mette segno uno splendido colpo da 12 punti, 95-89, ribaltata in un clamoroso recupero, una partita che sembrava in mano ad Alex Galli. Adesso sul 95-89 però la palla passa appunto al campione italiano, bicampione italiano, sia individuale di prima categoria che a squadre col BT Busecchio, che ora va al tiro di calcio sul pallino. Servivano 12 punti per chiudere, non sono arrivati questi punti e quindi sarà ancora da aspettare per vedere chi sarà il primo finalista del Memorial. Roberto Luigi con Sandoni, che sembra votato a giocarsi le proprie chance in attacco. Il primo tentativo di Sandoni non è indirizzato nel modo giusto. Ora altre 2 possibilità per il bolognese portacolori del Circo dello Sport Ravenna, grande protagonista del Memorial. Roberto Luigi ci riprova col sottocalcio. Grandissima giocata di Sandoni, che clamoroso, lascia 20 punti su un canto. Aveva chiuso con i 16, il birillo ha battuto con la bianca, da 20 punti a Galli, che vince 109-95. Clamoroso epilogo di questa semifinale del Memorial. Roberto Luigi, che qualifica il campione italiano Alex Galli alla finalissima. Paolo Gamboni in azione, un momento topico della sfida. Gamboni ne ha 84 e ora ne fa altri 8, 10 addirittura, va a 94. Questa è l'altra semifinale del Memorial Roberto Luigi, che si chiude ai punti 100. L'avversario Massimo Cicali è un fiorentino che gioca di stazza qui in Romagna con Taverna Verde di Forlì.
la partita si svolge ai punti 100, il vincitore di questa sfida dovrà affrontare nella finalissima del primo Memorial Roberto Luigi Alex Galli, che si è guadagnato la finale in maniera un po' rocambolesca con un Gianluca Sandoni che nell'ultimo tiro aveva realizzato la partita, ma poi la propria boccetta ha battuto un birillo e i 20 punti persi sono costati la sconfitta al bolognese del ciclo dello sport di Ravenna. Ma adesso apprestiamoci a seguire questa fase finale della semifinale che vi stiamo mostrando per capire chi sarà il futuro finalista. Massimo Ciccali si gioca bene l'accosto, Gamboni è a 6 punti dalla vittoria, anche Gamboni giocatore del BT Bussecchio come Galli, che in precedenza ha vinto l'altra semifinale. Se la gioca a due sponde per cercare di prendere il punto, la cosa non riesce perfettamente, ma qualche speranza di aver preso il punto c'è. L'ultima di Paolo Gamboni non cambia di nulla la situazione, quindi Massimo Ciccali si giocherà le prossime due cartucce per cercare di ribaltare una situazione che sembra un po' compromessa, ma ricordiamolo che questi protagonisti del biliardo boccette hanno mille risorse e ne abbiamo avuto una dimostrazione nella semifinale precedente, dove Sandoni, che sembrava aver partita persa, si era portato addirittura avanti 95-89, ma poi ha sbagliato il tiro finale, o perlomeno non ha azzeccato fino in fondo il tiro finale, aveva fatto un sottocaccio straordinario da 16 punti, ma la propria boccetta ha battuto uno dei pochi birilli rimasti in campo e in meno 20 hanno sancito la sua sconfitta. Ciccali qui deve fare il top, realizzare dei punti, perché ha 18 punti di ritardo quando all'avversario gliene mancano solo 6 per chiudere la partita. Ci prova con la tre sponde sul pallino, deve fare il top. Beh, qui si apre la strada per un 8 di colore e può giocare anche l'ultima per fare dei birilli. Il tentativo a tre sponde di Massimo Ciccali. Quel pallino non è toccato e quindi non ci sono i punti di rimessa, ma il fatto che abbia fatto il colore gli dà la possibilità di bocciare con 10 punti di ritardo e qui può già azzeccare il ricongiungimento e ci sarà poi un arrivo in volata. Vediamo Massimo Ciccali all'esecuzione della bocciata. Ecco il tiro. Ci sono per Massimo Ciccali 4 punti, ma il pallino non sembra avere sufficiente forza per rientrare sotto la mezzeria. Rimane un invito a nozze per cercare la chiusura al suo avversario. Certo, potrebbe anche rappresentare uno specchietto per le allodole, perché un eventuale errore potrebbe lasciare partita al suo avversario. Ora Ciccali ne ha 88, Gamboni 94, con due birilli fa partita. Due birilli da ottenere con un tiro su quel pallino che è posizionato appena sopra al castello. Sta studiando come giocarsela Gamboni. Il tiro di Gamboni, lunga corta, l'obiettivo è quel pallino da mandare sul castello. Il primo tentativo di Gamboni non va e se ha preso il punto consegna ora il match ball al suo avversario. Con questi 4 punti Ciccali ne ha 92. A 96 mi sembra di poter intuire che il punto è appunto di Gamboni e quindi è ora Ciccali che deve fare pure lui due birilli per chiudere. Quel pallino in posizione delicata non ammette il minimo errore. Ciccali se la gioca di calcio. Il primo tiro non funziona, vediamo se risale, prende il punto. No, ha giocato in forma tale da poter effettuare due tentativi consecutivi. Mancano
8 punti a Cicali per guadagnarci la partita, quindi deve fare due birilli in un tiro indiretto. Ora ci prova con lunga corta. Ecco il tiro di Cicali, tentativo sul pallino, come fa due birilli è finita, e invece i birilli non arrivano e stavolta prende il punto e consegna a Gamboni l'opportunità di giocare ora lui per la partita. E beh, certo che quel pallino in quella posizione ha messo tutte e due a dura prova, e finora abbiamo visto tre tentativi, Gamboni ha lasciato 4 punti, Cicali nei due tentativi non è riuscito a toccare quel pallino. Adesso tocca di nuovo a Paolo Gamboni cercare la soluzione di questo rebus. 94 Gamboni, 92 Cicali. Finale ai punti 100, Gamboni sembra andare all'attacco ed eccolo qua, il tiro della partita di Paolo Gamboni. 12 punti e vittoria 106 a 92 contro Massimo Cicali, e la finale del primo memoria Roberto Luigi e Paolo Gamboni. Alle Sgalli, un derby del BT Busecchio, un derby di Cattolica, perché entrambi vengono dalla città rivierasca qui vicino a noi. Una terrazza sul Porto Canale a Bellaria Igea Marina. Capitan Bagatti, ristorante e pizzeria. Un amico del biliardo, aperto fino a tarda ora. Capitan Bagatti, Viale Pinzon 10, Bellaria, Igea Marina, telefono 0541 34 00 34. 26esimo mese del biliardo di Cervia, Memorial Stefano Biondi. Finalmente si ritorna al Palazzetto dello Sport, dall'11 maggio al 5 giugno 2022. 11 maggio, finale Coppa Campioni Serie A1. 21-22 maggio, campionato italiano a squadre CSB. 21-22 maggio, campionato italiano over 65, under 23. 28 maggio, terza prova Master Goriziana. 29 maggio, pool finale Master Goriziana. 29 maggio, campionato italiano femminile. 3-4 giugno, campionati italiani FIBIS scuola. 4 giugno, campionato italiano paraolimpico. 5 giugno, finale Stella dell'Emilia Romagna. Il tutto ripreso dalle telecamere di Teleromagna per il pallino blu. L'onoranza, onoranze funebri di Osioski e Vignoli, Imola. Vieni da Sport Center. Ti aspetta una vasta gamma di articoli sportivi per il tempo libero. Sport Center, dall'attrezzatura sportiva ai marchi di abbigliamento più ricercati. È di Paolo Gamboni la prima bocciata del primo Memorial Roberto Luigi. Una gara che ha appassionato il mese del biliardo e anche coinvolto in maniera, direi, quasi totale i protagonisti che hanno aderito a questa iniziativa. 250 giocatori partecipanti, un numero esorbitante, tutti venuti al Palazzo del Porto di Cervia per onorare un grande appassionato di biliardo, prima come giocatore, poi come dirigente e in ultimo come grande, grande sostenitore del mese del biliardo di Cervia, di cui ha vissuto tutte le edizioni nelle varie mansioni che vi ho appena ricordato. E i quattro finalisti erano giocatori d'eccezione, ma hanno partecipato tutti i campioni che partecipano all'attività nazionale, addirittura sono venuti un po' da tutta Italia per onorare la memoria di Roberto Luigi. E direi che oltre ad onorare la memoria hanno onorato anche il biliardo, facendo delle prestazioni straordinarie. In semifinale abbiamo avuto quattro protagonisti all'altezza del meglio che può offrire il biliardo, con una contesa equilibrata, una contesa che fino all'ultimo istante non aveva ancora dato la sentenza, una semifinale Gamboni-Cicali risolta con un calcio finale di Gamboni dopo che entrambi i giocatori avevano mancato in precedenza il tiro della partita.
e Vittorio De Gamboni, un'altra semifinale con Luca Sandoni, che aveva rimediato con un recupero fantascientifico un 16 di calcio col birroso da solo, poi ha cercato il colpo risolutore, un altro 16 ottenuto in sottocalcio, ma lì è successo quello che non doveva mai succedere, la boccetta battente, quella che aveva colpito la boccetta dell'avversario che l'aveva mandata nel filotto, ha corso troppo, quel tanto in più per abbattere un birillo, 20 punti persi e vittoria di Alex Galli, che si trova qui a contendere al concittadino Paolo Gamboni in questo primo memoria Roberto Luigi. Dopo queste descrizioni naturalmente ci siamo persi il commento delle giocate, voi le avete viste, hanno già fatto vedere qualcosa di buono i due giocatori che sono compagni di squadra del Bussecchio, BT Bussecchio, squadra campione d'Italia, squadra campione regionale di Serie 1. Ora Alex Galli va al primo tiro di rimessa, cerca lunga corta, non ottiene nulla, si guadagna solo il pallino semplice e la bocciata. E beh, Galli ci prova a farne altrettanti, per il momento può scapparci addirittura il 12, splendida prestazione di entrambi. Gamboni ne fa 10 di bocciata, la risposta di Galli è 12. L'ultima di Galli. Obiettivo è di andare il più vicino possibile al pallino blu, con qualche speranza di mettere in difficoltà Gamboni, che con la boccetta che chiude questa tornata deve provare a riprendersi il diritto alla bocciata. Gioca una sterzata, come tocca boccetto o pallino i giochi sono fatti. Boccia Gamboni, che è riuscito a prendere il punto di un'inezia, il suo secondo pallino, ne ha 11 Gamboni, 13 Galli. Vediamo se Paolo Gamboni si ripete. Nella prima, ricordo, aveva totalizzato 10 punti e stavolta invece non va il tiro di Paolo Gamboni. Un erroruccio di Alex Galli, che si gioca la boccetta di vantaggio. In sottofondo sentite anche la partecipazione calorosa del pubblico qui al Palazzetto del Sport di Cervia per una importante partita, quella che vede di fronte due protagoniste della Stella dell'Emilia Romagna, protagonista del campionato regionale di Serie 1, il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì e il Mana Caffè Bocciofila Imola, che si giocano il passaggio alla sfida finale per la Stella, che ha già una squadra finalista, il BT Bussecchio. Quindi troveremo ancora in campo Alex Galli e Paolo Gamboni, presumibilmente. L'ultima di Galli non è stata sicuramente una gran giocata. Qui Gamboni ha due cartucce da sparare. L'altra risponde sostenuta di Gamboni. E qui Gamboni lascia il segno, addirittura il rosso da solo. Beh, Galli ha commesso qualche errore di troppo in accosta ed è punito in maniera fin troppo pesante, perché Gamboni ora ha 27 punti e ha anche la possibilità di giocarsi l'ultima, sempre di rimessa, con la certezza di avere anche dietro la bocciata. Ecco le due risponde di Gamboni, anche questa promette qualcosa, invece no. Non ci sono punti per Gamboni, salvo che non raccolga i tre punti di accosto, dovrebbe essere, ma sarà l'arbitro chiamato a decidere se ci saranno tre oppure un solo punto per Paolo Gamboni, che comunque si è già portato avanti 27-13. Un altro punto lo segnerà di sicuro, quindi come minimo ne ha 28. Potrebbero essere anche 30 i punti di Gamboni, se sono tre. Invece rosso, quindi un punto solo per il bianco. Gamboni boccia il suo terzo pallino sul 28-13. Gamboni anche in questo caso di bocciata non azzecca il colpo e quindi secondo 0 consecutivo per Paolo Gamboni,
che ha 15 punti di vantaggio, frutto principalmente di quel 16 ottenuto in una tre sponde in attacco, con una carambola della rossa su un'altra boccetta e l'abbattimento del rosso da solo. L'ultima di Gamboni, una due sponde con obiettivo di fermarsi attaccata al pallino o attaccata a sponda, beh, c'è un po' di lato, ma comunque Galli se ne deve guadagnare la bocciata, ci prova con la due sponde e beh, Galli si guadagna addirittura, beh, ha segnato uno, il che vuol dire che si è volata troppo verso la sponda laterale, bocciata per la terza volta, pallini sono pari, Galli ha tre punti da recuperare, 25-28. Il recupero di Galli, eccolo qua, un altro bel tiro di bocciata con cui va ad ottenere 10 punti. Galli sorpasso, ora ne ha 35 contro i 28 di Gamboni. E Gamboni non è fortunatissimo con questo tiro, poteva anche averlo portato a prendere i punti, invece così deve giocare la terza, rimane una boccetta di vantaggio, quindi è importantissimo prenderlo con questa. L'appoggio sulla rossa è perfetto e qui ci sono tre boccette bianche passate al pallino, situazione molto molto vantaggiosa per Paolo Gamboni, con Alex Galli che ci presenta un tiro a quattro sponde ad effetto, può far gioco anche la 3, ma è meglio la 4, il pallino rimane di proprietà del bianco comunque. Gamboni ha già la certezza di avere il pallino da bocciare, può pensare a soluzioni diverse o un attacco a tre sponde che sembra quella la scelta. Niente da fare, quarto pallino da bocciare per Paolo Gamboni sul 29-35. Gamboni c'è, stavolta ne ottiene 10, ripassa di nuovo a condurre, 39-35 per Paolo Gamboni, che dopo due zeri consecutivi di bocciata ottiene un bel 10. Accosto a tre sponde che non è sicuramente dei migliori per Alex Galli, e rimane di fianco al pallino, si presta ad un tentativo di rimessa di Gamboni, questa giocata di Alex Galli, e in effetti Gamboni ci prova, l'ha tirato un po' troppo sotto sponda la prima, ci riproverà sicuramente avendo due boccette di ritardo, questa promette qualcosa di meglio, anzi ne fa qualcosa di meglio, beh, un birillo, poteva anche avere la pretesa di abbattere qualcosa in più visto che è passata verticalmente nella linea dei birilli. 4 punti per Gamboni che ora ne ha 43, un margine di 8 punti nei confronti di Galli. Galli che si posiziona ancora sotto tiro. Galli che invece deve guadagnarsi l'accosto, perché Gamboni sorprendentemente è andato all'accosto e si è posizionato bene. D'altronde però il vantaggio di Galli è quello di avere due boccette consecutive da giocare, mentre Gamboni non ne ha più. Se la gioca a tre sponde, a risalire, come prende il punto può anche scegliere obiettivi diversi. Beh, qui l'accosto è già arrivato. Pallino numero 4 in saccoccia, va al tiro di rimessa Galli.
e non riesce a far passare quella bianca sulla linea dei birilli. La bocciata di Galli, la quarta, sarà sul 36 a 43. Attenzione perché Galli si avvia ad ottenere ancora i 10 punti. No, stavolta solo 2. Galli 38, Gamboni 43. Bellissima questa di Paolo Gamboni che si appoggia sulla propria per portare via la bocciata dell'avversario e fermarsi in prossimità del pallino. Galli ci presenta una tre sponde. Non deve toccare di prima passata quella bianca, sennò sono guai. E sì, sono guai. Sono guai perché il bianco ha già il punto assicurato e può andare di calcio. Gamboni, ecco il calcio di Gamboni. Eh no, non ci siamo. Bocciata di Gamboni sul 44 a 38. Quinto pallino. Gamboni. Attenzione, 4 punti. Rientro che non c'è. Gamboni si porta sul 48. Galli 10 punti sotto. Gamboni che chiude all'angolo la boccetta di Galli e va alla Costo che ribatte subito Galli con questa due sponde con obiettivo di fermarsi dietro al pallino. Buona giocata anche per Alex Galli, l'ultima di Gamboni. Punto preso. Tre punti guadagnati da Alex Galli, quinto pallino da bocciare sul 41 a 48. Eccolo qua, il tiro di Galli che però non abbatte un birillo, ma poi il filotto arriva comunque con l'ultima passata. Sorpasso, Galli 49, Gamboni 48. Gamboni prova a mandare la propria. Eh beh, il punto potrebbe prenderlo comunque. Non lo so se l'ha preso. E in effetti non l'ha preso, quindi Galli si accontenta dell'accosto. Sesto pallino da bocciare sul 50-48. Beh, un pallino guadagnato con la velocità di ritardo può essere anche un momento che può determinare la differenza. Galli sempre segno nei primi 5. Assegno anche nel sesto. Sì, due punti. Galli 52, Gamboni 48. Qui ci prova di due sponde di precisione Gamboni. Si deve fermare proprio sul pallino, ma se lo forza troppo rischia invece accosto in bilico, sarà l'arbitro a decidere se è bianco o rosso. Molto importante perché se Gamboni ha sbagliato perde la possibilità di vantaggio e Galli avrebbe l'opportunità eventualmente di bocciare per la terza volta consecutiva con due volte la boccetta di ritardo. E al momento il punto viene dato al rosso. Gamboni per un'inezia manca l'accosto e Galli ha l'opportunità di mettere a segno un altro accosto. Prima però deve schivare quest'ultima giocata di Gamboni che si gioca una tre sponde a risalire sul pallino. E beh, si posiziona benissimo Gamboni. Ecco l'ultima di Galli. Cerca la tre sponde, tocco dopo due, non ci sono chance di prendere il punto. Il sesto pallino è per Paolo Gamboni che ne fa tre. E quindi boccia sul 51 a 52, un punto da recuperare per Paolo Gamboni rispetto ad Alex Galli. I due punti per i sorpassi sono già,
ci può essere l'allungo, se arriva il filotto, beh sì, arriva il 10 per Gamboni, che quindi conduce 61 a 52. L'ultima di Gamboni, sempre ad effetto, sempre a tre sponde, forse anche quattro, se non tocca il primo pallino, e in effetti sono quattro, poi diventano cinque e si posiziona vicino a sponda. Galli costretto a giocare anche lui di 5 sponde. Ecco il tiro di Galli. L'obiettivo è di togliere quella bianca e rimanere lì con la propria. Bel punto conquistato da Alice Galli. Il settimo pallino è suo e ora la bocciata. Sul 53 a 61. 8 punti da recuperare per Alice Galli. Eccoli qua, gli 8 punti del ricongiungimento. Se c'è un altro birillo c'è il sorpasso, e invece no, si fa sul 61 pari. Eccolo il tiro di Gamboni, l'obiettivo è di portare via con la rossa verso sponda bassa. Esecuzione perfetta di Gamboni, che mette anche in preallarme il suo avversario, perché può cercare il colore se ci saranno le condizioni dopo questa giocata di Galli. Galli in effetti si giocano a due sponde nella speranza di stare in prossimità del pallino, ma se si mette di fianco presta il fianco ad un tiro del suo avversario a togliere quella bianca e rimanere lì con tutte le proprie. Il colore può arrivare come tocca quella rossa con la bianca. Ai ai ai, Gamboni sbaglia, ma sarà premiato dall'accosto. Il colore così non si può ottenere, ma c'è comunque l'accosto per Gamboni, che ne fa tre e boccia per la settima volta. Anche nei pallini siamo pari, 7 pari, 3 punti di vantaggio per Paolo Gamboni. Gamboni, 2 punti subito, previsione di farne 10, ci sono tutte, eh sì, un altro 10 per Gamboni, il quarto su 7 tentativi. Paolo Gamboni. Niente da fare, è Galli che comanda in questa tornata, può fare anche il colore, ma sarebbe comunque un'impresa perché c'è poco spazio. Ci prova comunque, sempre intenzionato a perseguire questo obiettivo. Una, due sponde, la prima cercherà di fermarsi in prossimità del pallino, invece va troppo laterale, quindi questa è fuori. A questo punto deve cercare di spostare la bianca, una delle due, l'unica bianca che ostruisce il colore, con qualche piccolo rischio da correre. Beh, Galli si gioca una tre sponde. Niente da fare. Un accosto semplice per Alex Galli, che si guadagna l'ottavo pallino da bocciare sul 62 a 74. Serve l'emplane per impattare la partita, ovvero fare il 12, che gli è riuscito già nel primo tiro di bocciata di questa finale. Galli, due punti ci sono, il filotto per il 10 pure. Galli ha due punti di distanza. Ritardo da Paolo Gamboni, con questo 10 ne ha 72, Gamboni 74. Ora l'accosto di Gamboni non è dei migliori. La risposta di Galli un po' meglio, ma non più di tanto.
Gamboni prende il punto ma non è contento della giocata. Alex Galli, l'obiettivo è mandarla propria verso il pallino che invece non ci va, rimane la bianca a comandare. L'ultima di Galli, una 3 o 4 sponde ad effetto, prende dopo 4, toglie con la bianca, beh, il punto l'ha preso, ma adesso può beccarsi un tiro di spaccata che può cambiare anche la partita. In effetti le rosse volano via e le bianche rimangono vicino al pallino, quindi il colore sembra già a portata di mano. Bisogna vedere se sarà la scelta di Gamboni quella di giocarsi l'ultima per il colore o andare al tiro a due sponde. In effetti sceglie questa giocata, due sponde, l'obiettivo è mandare quella rossa. Sul castello invece si gioca anche dei punti di accosto, perché alla fine ne fa uno solo Gamboni, è stato un errore di gittata che può pagar caro Gamboni, che fa solo un punto, boccia per l'ottava volta, pareggia i pallini, boccia su 75 a 72. A segno Gamboni. Terzo 10 consecutivo, anzi arriva il primo 12? Sì, primo 12 per Gamboni che si porta sul 87 in prossimità del traguardo, 87 a 72 per Paolo Gamboni che ha messo segno negli ultimi tiri di bocciata 2, 10 e un 12, una sequenza molto interessante dalla quarta bocciata in poi, 10-4, 10-10-12, che hanno fatto la differenza. In questo momento Galli è sotto di 15 e si trova l'avversario che può chiudere partita con 13 punti. Non abbiamo avuto un punto perso fino a questo momento, non abbiamo avuto nessun strafalcione, quindi non dovremo impegnarci più di tanto per scegliere il tironzolo, che al momento non c'è, mentre abbiamo avuto una bellissima contesa in accosto con entrambi che hanno giocato bene, hanno cercato sempre il pallino nel modo giusto. La differenza la stanno facendo i punti di rimessa di Gamboni, ne ha fatti 20. Attenzione, per adesso arrivi il 16 della partita, chiude clamorosamente con questo tiro a tre sponde, 16 punti, 103 a 72 per Paolo Gamboni. Sottofondo sentite l'applauso del pubblico presente qui al Palazzetto del Sport di Cervia, che osannano il campione regionale assoluto della stagione 2022, vincitore del primo Memorial Roberto Luigi, che è Paolo Gamboni del BT Bussecchio. Ha sconfitto il campione italiano di prima categoria, il compagno di squadra Alex Galli, e questo è sicuramente un risultato grandissimo quello ottenuto da Paolo Gamboni, una grande soddisfazione, una grande prestazione condita con 36 punti di rimessa ma soprattutto con 8 bocciate, solo 2 passaggi vuoto per il resto dei pieni che hanno fatto la differenza. Paolo Gamboni al termine di una partita giocata splendidamente in accosto è riuscito a venire in capo di Alex Galli. Ti dico che hai fatto un punto in meno in accosta del tuo avversario, hai tenuto gli stessi pallini, hai fatto 4 punti in meno di bocciata, logicamente la differenza l'ha fatto la rimessa. Non c'è stato un punto perso, avete sbagliato pochissimo, vi siete giocati la partita punto e bocciata, alla fine sei prevalso con quei tiri di rimessa che hai fatto 2-16, di cui uno straordinario, l'ultimo di chiusura. Direi che è una bella soddisfazione onorare questo amico Roberto Luigi con una partita così. Guarda, ci tenevo tantissimo perché veramente, come hai detto te, è un amico, ma è un amico mio, ma era un amico di tutti, di quelli che giocavano a biliardo, perché è una persona speciale, una persona stupenda, meravigliosa, non ci sono aggettivi per riempire la grandezza di Mac.
E quindi, guarda, ci tenevo veramente, sono felicissimo. Per quanto riguarda la partita, hai detto tutto te, perfetto, abbiamo giocato bene tutti e due, è stata una bella partita e la differenza l'hanno fatta quei 2-16 che io sono riuscito a fare, insomma, ecco. Devo dire che la differenza l'ha fatto anche solo due passaggi vuoti di bocciata che erano un po' preoccupanti, poi da lì in avanti hai fatto 4-10, addirittura un 12, quattro punti in meno rispetto al tuo avversario di bocciata, che anche lui è stato bravissimo. Però tu, quando bocci così, dovresti avere anche l'ambizione di fare quel saltino di qualità che ha fatto quest'anno Galli, è entrato nei master perché di bocciata è un po' più prolifico di te. Quest'oggi avevi la forza interiore di Mac che ti ha spinto a fare qualche birillo in più. Beh, Galli lo sappiamo, è un bocciatore eccezionale, io sono più puntista, infatti quando gioco in coppia io molte volte faccio il puntista di Galli. Abbiamo vinto anche un campionato italiano di seconda categoria e a Galli i primi anni, parliamo di 15 anni fa, i primi anni che giocavamo su questi biliardi, sì, è chiaro che io non posso fare gli ometti che fa lui. Questa sera ho bocciato molto bene, ne ho sbagliati due, però bisogna che io, contro giocatori che hanno più ometti di me, cerco di fare qualcosa di rimessa, devo tirare, devo cercare di realizzare, altrimenti ho perso in partenza, perché appunto giocano benissimo anche loro, quindi così, insomma. Il miglior tiro della partita lo scegli tu, quale? Il miglior tiro della partita io direi il primo 16 che ho fatto, perché ho tirato la carambola sulla rossa e mi è riuscita perfettamente. Bene, io ti concedo questa scelta dicendo che anche l'ultimo, quello da sede più determinante, lo è stato altrettanto. Sì, sì, però quello era molto importante, quello iniziale, perché ero già indietro, quindi se non riuscivo a star dietro Ale facevo fatica, insomma, facevo fatica a vincere questa partita. Bravo, Paolo Gamboni, campione regionale assoluto, primo a mettere il nome nell'albo d'oro del Memorial Roberto Luigi. Alex Galli, secondo classificato del primo Memorial Roberto Luigi, una grande stagione, vittoria del titolo italiano di prima categoria, promozione master, vittoria del campionato regionale di Serie 1 e poi è campione italiano squadre con il BT Buscecchio, non è riuscito quest'oggi a portare a compimento un'altra impresa, quella di battere un Gamboni che oggi ha giocato splendidamente e ti ha messo un po' in difficoltà. Soprattutto ha sfruttato quei due piccoli errori in accosta che hai fatto. Quando ti sei posizionato male, lui ti ha fatto 2-16 e lì la differenza è venuta a galla. Sì, inoltre ha bocciato anche molto bene, insomma, di solito può fare anche qualche ometto in meno, ma stasera ha giocato bene, ha meritato lui, l'importante era esserci, era partecipare per il nostro amico Mac, e poi siamo arrivati in finale, tanto meglio, però è giusto così per lui, era giusto che rimanesse, insomma, nel nostro territorio, ecco, questa gara. Quindi è per te un esame della tua stagione? Un esame della mia stagione è una stagione da incornizzare, perché con tutto quello che abbiamo vinto sia individualmente che a livello di squadra, io penso che un anno così sia difficile da ripetere, ci proveremo l'anno prossimo, ma sarà dura. Bene, Alex Galli, grande protagonista del 2021-2022, ha ancora qualche chance da giocarsi con il mese del biliardo, quest'oggi arriva secondo. Un secondo, una piazza d'onore, veramente d'onore per quello che ha messo in mostra nelle partite precedenti, soprattutto anche nella finale con Paolo Gamboni. Il dato e tratto è offerto da Polifemo Quadrati. Dove hai messo il candelabro? Ho trovato la Mary qua al Bar Sport di Montaletto. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria, lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna, telefono 0544 96 50 25. Al Palazzetto dello Sport di Cervia, Paolo Gamboni batte 103 a 72 Alex Galli, due compagni di squadra che si sono, diciamo, confrontati per il primo Memorial Roberto Luigi. È stata una grande partita di biliardo, giocata ad altissimo livello, che per entrambi era un modo per onorare al meglio la figura di questo personaggio importante riminese, di cui tutti e due avevano grande affetto e erano amici fraterni.
Una competizione che ha visto tanti partecipanti, 250 si sono presentati qui al Palazzo del Pesaro per questa gara. Grandi protagonisti anche Massimo Cicali e Gianluca Sandoni, che sono stati al terzo posto, e c'è stata anche una partecipazione del pubblico molto, molto sentita, molto affettuosa, per onorare la figura di Roberto Aluigi. Una competizione che lascia un ricordo al mese del biliardo, 26ª edizione, qui al Palazzo di Cervia, con Paolo Gamboni che scrive a caratteri cubitali il suo nome nell'albo d'oro del Memorial Roberto Aluigi. Siamo all'ultimo atto del mese del biliardo, il prossimo weekend chiuderà la partita con la Stella dell'Emilia Romagna, dove ci sono grandi protagonisti attesi, BT Buscecco già finalista, mentre deve in qualche modo ancora arrivare la sentenza per l'altra. Ma c'è anche un appuntamento importantissimo nel weekend, soprattutto per quanto riguarda FIBI Scuola, con tanti istituti presenti, un centinaio di ragazzi che si giocano qui i giochi studenteschi, e il primo campionato paralimpico che sta coinvolgendo sempre di più la Federazione Italiana di Badminton Sportiva, che era ospite ad Imola ad una manifestazione nazionale di tutti gli sport. Il presidente regionale era presente e ha portato la sua, diciamo, documentazione, tanti atleti disabili che partecipano a questa iniziativa di promozione dello sport del biliardo, e abbiamo per questa iniziativa un riflesso filmato fornito da Alessandro Cavazza, che è andato sul posto il 22 di maggio ad assistere a questo evento. Con questo lanciamo diciamo un servizio che poi vedrà gli stessi protagonisti del biliardo paralimpico qui a Cervia per il titolo italiano. Domenica 22 maggio, presso la sala biliardi ASBID di Imola, in collaborazione con CISPED e FIBIS, si è tenuto l'incontro amichevole atleti DIR e paralimpici. L'incontro è avvenuto all'interno dell'evento Sport Senza Barriere ed è il coronamento di mesi di corsi di biliardo rivolti a persone con disabilità all'insegna della passione e dell'inclusività. Siamo alla Bocciofila di Imola per la giornata della disabilità. Un locale eccezionale che ha messo tutta la struttura a disposizione di questo evento. È una cosa bellissima, sono molto contento di questo avvenimento, speriamo che si ripeti e vada avanti nel tempo, perché è una cosa per dare anche alla società qualcosa di divertimento e di passione. Non dobbiamo dimenticare il Comune di Imola, che ha patrocinato questo progetto, non dobbiamo dimenticare i tesserati della Bocciofila di Imola, a cominciare da Massimo Loreti, che hanno organizzato tutti questi corsi che si svolgono tutti i giovedì, dove i disabili vengono per apprendere le nozioni del biliardo. Abbiamo iniziato questo progetto a novembre, sono qui oggi a vedere il risultato di quello che abbiamo fatto, una cosa meravigliosa. Se avete visto qualche immagine che sta mandando il nostro amico Cavazza, avrete anche visto che hanno raggiunto un livello notevole di gioco. Posso dire che questa manifestazione è la ciliegina sulla torta di un'annata veramente bella, entusiasmante, che abbiamo avuto con questi 4 mesi, quasi 5, questi ragazzi, a insegnargli, ma soprattutto a condividere del tempo con loro, che è la cosa secondo me più bella e meravigliosa. E quindi io sono contento di far parte di questo progetto della nostra federazione, della FIBIS, di essere contento di essere affiancato da Luciano Naldi, che è stato il promotore, quindi una persona sempre disponibile, e io ci lavoro molto volentieri. E quindi cosa dire, di questi giorni secondo me ce ne dovranno essere ancora tantissimi, perché è veramente qualcosa di bello. Grazie a tutti. Ospite d'eccezione, giocatore Corticchi Emanuele, appena reduce dalle prodezze biliardistiche del suo BT Buscecchio, divenuto campione. Questa esperienza è stata bellissima, ho fatto una dimostrazione con un altro amico giocatore e ho guardato anche questi ragazzi come giocano, che noi giocatori ci impegniamo sempre a nascondere il pallino, a fare delle mosse, invece loro giocano con una semplicità e vanno vicino al pallino proprio da divertimento. È stata una giornata bellissima
spero di essere presente anche più avanti e per ora ringrazio la Federazione e la Bocciofila di avermi chiamato per questa dimostrazione. Non è mancato durante l'iniziativa nemmeno il sindaco di Imola, che si è trattenuto con gli atleti estendendo loro il saluto di tutta la cittadinanza e auspicando una fattiva collaborazione nel prossimo futuro con FIBIS. In tutti i centri sportivi della città e anche in autodromo, oltre 800 partecipanti e 200 volontari, tantissime 16 discipline tra le quali anche appunto il biliardo, e quindi è un'occasione anche per vivere con inclusività lo sport di ogni giorno. Quindi vi ringrazio, sono io che vi ringrazio a nome della città, perché penso che quello che state mettendo in campo è molto importante per la nostra comunità, e poi ci vedremo anche nelle prossime occasioni anche per affrontare da un lato i traguardi ma dall'altro anche la quotidianità dello sport nel nostro contesto territoriale. Grazie. La giornata di sport si è infine conclusa con un pranzo con tutti gli atleti e con una cerimonia di ringraziamento presso l'autodromo di Imola. Concludiamo così questa puntata dal Palazzetto di Cervia. Ci vediamo la prossima settimana per l'ultimo appuntamento qui al Palazzetto dello Sport per la finale della Sella dell'Emilia Romagna. Si sfidano il BT Bussecchio contro il Manuel Caffè Bocciofila. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità, tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meddola. FAM Batterie, azienda leader nel settore da 45 anni, soddisfa tutte le esigenze di energia. Alla FAM puoi trovare batterie per auto, moto, veicoli speciali per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato, incluso il servizio di installazione. All'avanguardia anche per batterie a litio. Se vuoi andare sul sicuro, scegli FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Consulta il sito FAM Batterie per ogni tua esigenza.